Quasi un mese fa, il 7 di agosto 2023, ho pubblicato questo video dal titolo «Troppe morti improvvise tra i giovani, tavolo tecnico in Abruzzo». Se vi ricordate, il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Maria Concetta Falivene, era stata intervistata e nel servizio si parlava di questo aumento dovuto all'abuso di alcol e di droga. Ieri, 5 settembre 2023, è andato in onda su TGR Abruzzo un servizio dal titolo «Il mistero delle morti improvvise. Colpiscono la fascia d'età fra 0 e 14 anni. Nell'ultimo triennio c'è stata un'impennata». Guardiamo il servizio assieme. I dati sono preoccupanti. È in aumento la mortalità fra 0 e 14 anni. Si apre anche in Abruzzo un focus per stabilire attività di studio e prevenzione con la convocazione di un tavolo tecnico richiesto dalla Garante dell'Infanzia e Adolescenza regionale. Si analizzeranno dati dal 2015 per valutare anche la fragilità psicologica dei ragazzi, non dimenticando i disabili e le vittime di droga e alcol. Occorre anche un richiamo alla responsabilità genitoriale. È necessario uno screening annuale, afferma la Garante. Questi dati che abbiamo, che rappresentano comunque un disagio socio-sanitario, verrà poi conformato e acquisito dal tavolo MIM MIUR per effettuare degli interventi proprio all'interno delle scuole, perché i nostri ragazzi sono lì e quindi quello che siano tutte le dipendenze e anche purtroppo un fenomeno che stiamo vivendo di violenza sessuale. Il Dipartimento Sanità della Regione possiede i dati sul numero dei nati vivi. Fra il 2020 e il 2021 sono diminuiti, passando dagli oltre 8.000 a 4.700. Si dovrà capire perché. Tornando alle morti improvvise, il 53% è di origine cardiaca. Altri dati della letteratura evidenziano un aumento delle miocarditi che si arrivano al 2,3-2,8%, e questo, diciamo, in un'epoca post-Covid può essere legata naturalmente al long covid cosiddetto o ad altri fattori, compreso quello vaccinale. Fra gli altri fattori sono stati riscontrati problemi di carattere endocrinologico. In Germania mostrano che l'aumento delle morti infantili nel 2020 non c'è stato, è iniziato a metà del 2021, è proseguito nel 2022 e sta continuando nel 2023. Penso sia responsabilità da parte delle istituzioni e dei medici di trovare qual è il nesso causale e soprattutto come poter aiutare i nostri figli. Avete capito? È venuto fuori così en passant che potrebbe anche essere dovuto alla sostanza. Oh là là, ma che succede? La persona intervistata prima di Fraiese dice altre cause tra cui potrebbe esserci la sostanza. E il giornalista cosa fa? Mette subito in rilievo la sostanza? Nein! Il giornalista parla delle altre cause. Viene detto che la causa principale è il long covid e si parla anche del numero dei nati morti. Il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza dice che bisogna guardare tutte le dipendenze e poi anche le violenze sessuali. Questa sinceramente non l'ho capita, ma voi sapete che Mima, oltre a essere complottista, è anche un po' mentecatto e quindi ci sta. Magari se voi l'avete capita, scrivetelo nei commenti. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.